bella cosa, hai urlato solo, l'aria serena. Signore e signori, buonasera, maledetti vi amerò. Io comincio da Montanelli. Montanelli, perché? Ecco una domanda che ci si è posta in questi giorni. Perché la sinistra non è mai andata al potere, al governo in Italia? Ma io credo che questo sia dipeso soprattutto, anzi, quasi unicamente, dal fatto che nella sinistra hanno finito sempre per prevalere gli elementi estremisti, i quali spaventavano una borghesia italiana che allo spavento è molto facile, e quindi provocavano delle reazioni. Faccio un esempio. Se nel Partito Socialista del 19-20 avessero vinto Turati, Treves, Modigliani, insomma, la parte, diciamo, riformista moderata, eccetera, come avrebbe voluto quel grande conservatore illuminato che era Gentile, che era Giolitti? Beh, certamente forse si sarebbe potuto creare uno sbarramento al fascismo. Forse. Ma non c'entra anche in qualche modo il trattato di Bisacquino? Mi ricordo un vecchissimo articolo di Pietro Nenni in cui lui diceva: ma è inutile che tentiamo di rassicurare i ceti medi, ci accuseranno sempre di qualcosa. E lui ricostruiva la storia degli ultimi decenni dell'Ottocento, ai tempi di Crispi, quando la sinistra, i capi della sinistra garibaldina, socialista di allora, furono accusati niente di meno che di aver tramato con le potenze nemiche, di aver stipulato un accordo segreto a Bisacquino in Sicilia. E diceva, beh, un accordo segreto, vabbè, ma a Bisacquino dovevano andarlo a stipulare di notte, non c'è. Ma accordo segreto con le potenze nemiche dell'Italia. Voglio dire, questo eccesso di paura al quale già Montanelli si riferiva ha la sua parte di responsabilità. Lo chiedo adesso a Foa: perché la sinistra non è mai andata al governo in Italia come ci è andata in Francia, in Germania? Sì, adesso, ecco, io vorrei però dire almeno una ragione che viene qualche volta invocata, soprattutto a sinistra direi, io vorrei respingerla. Si dice che perché il paese è immaturo, non va a sinistra perché è immaturo. Ora io non darei al paese la colpa di votare come gli pare, il paese vota come gli pare, è vero, e se non vota come voglio io, devo guardare cosa faccio io e cosa gli dico io, non devo dire che il paese è immaturo. Si dice anche, e su questo qualche volta credo che con Montanelli avrò qualche dissenso, che la borghesia è immatura, è vero, e quindi essendo immatura ha paura. E ha troppa paura di Bisacquino. Ha paura, sì, la paura ci creda, la paura, ma è una paura generale, non è soltanto italiana, no? Io credo che bisogna vedere se non vi è proprio qualche malattia nella sinistra, perché la sinistra per me è stata tutta la mia vita, è vero, quindi io l'ho sempre vissuta come speranza, come fiducia nel popolo, fiducia nei lavoratori, questa cosa l'ho creduta e la credo ancora. Che cosa c'è dentro questa grande speranza? Che tipo di malattia c'è? Ecco, questa è una domanda che anch'io mi pongo, è vero, perché oggi è caduto il muro di Berlino, che era la divisione del mondo, è vero, è anche diminuita, secondo me, l'ipoteca forte della Chiesa, della gerarchia ecclesiastica, è vero che è molto forte, è stata molto forte. Allora, come mai questa paura, il trattato di Bisacquino continua? Fuori, già che ci siamo, perché non fa un'ipotesi sulla natura della malattia o del difetto della sinistra italiana, lei che nelle file della sinistra milita da sempre? Ecco, io penso, naturalmente è un pensiero molto personale, che questa malattia sia, può sembrare paradossale, non avere una profonda fiducia nel prossimo. Ecco, e su questo forse con Montanelli non sarò molto d'accordo, perché Montanelli è talmente pessimista, almeno dice di esserlo, perché poi sappiamo che non è vero, è vero. Ma io credo che se io chiedo la fiducia della gente, devo avere fiducia nella gente, non devo pensare di essere superiore ad essa, è vero, non devo pensare di essere solo quello che deve insegnare, io devo anche imparare.
se io sono un uomo politico, una donna politica, un animale politico, io non sono chiamato a essere un animale politico per insegnare soltanto, ma anche per imparare. E questo limite noi probabilmente l'abbiamo avuto. E questo limite dobbiamo cambiare. Imparare ad ascoltare, Beniamino Placido, dobbiamo imparare ad ascoltare. L'ascolto, a mio giudizio, è una categoria umana che va esaltata, la capacità di ascoltare. Ma allora, Foa, che Dimmi. Cos'è la sinistra per lei? Cos'è la sinistra per sì. me? Che cosa dovrebbe proporsi, che cosa, quale tipo, sì, quale ecco. tipo di sì, progetto? Cioè. Cambiano nel tempo. Oggi per me la sinistra, lo dico subito, che è sul piano interno, riformare questo Stato nel senso che lo Stato serva, lo Stato, l'autorità pubblica, la politica, le strutture, invece di servirsi della gente, la servano. E questo per riformarlo ci vuole razionalità, ma bisogna anche chiedere agli stessi interessati di partecipare a questa riforma. E qui è forse la distinzione fra una destra seria, che pone la razionalità delle riforme in primo posto, e la sinistra che dice sì, razionalità ma anche partecipazione. Io sono convinto che oggi nell'impiego pubblico sono moltissimi gli impiegati che vorrebbero che lo Stato funzionasse. Bisogna mobilitarli per questo. Sul piano internazionale essere a sinistra vuol dire, Montanelli. Montanelli, che cos'è la destra per lei? La destra in cui lui crede? Devo premettere due cose. Io mi trovo nella discussione con Foa in una posizione, diciamo, di inferiorità morale, perché Foa rappresenta così una coscienza. No, io protesto contro questa discriminazione. Non puoi impedirgli di dirlo. Io non ho impedito a lei di parlare, adesso lei non impedisce. No, non voglio impedire niente, ma... Ecco, Foa rappresenta con tutta la sua vita, la dimostrazione provata, qualche cosa che a cui io non sono riuscito ad essere pari. Mi sono sforzato, ma non ci sono riuscito. Quindi mi trovo un po' in una posizione reverenziale nei suoi confronti. Però posso dire questo, che io vorrei avere nella mia destra la stessa fede che Foa ha nella sua sinistra. Non ci riesco perché sebbene Foa me ne contesti la qualifica, io sono veramente un pessimista. E quindi non vedo nella mia destra qualcosa, nella destra reale, attuale, qualcosa che assomiglia alla mia destra. Cosa dovrebbe essere la destra? Ecco, per me la destra non è un'ideologia, è un modello di comportamento. Si può essere di destra anche a sinistra. Questo comportamento è il criterio rigoroso nel servizio della vita pubblica, che io trovo incarnato in pochissimi uomini, anche quando di destra. Quando e se si è incarnato questo suo ideale di destra? Si è mai incarnato? Ecco, per esempio, nella storia naturalmente della nazione italiana, perché prima è inutile andare a rivangare, io vedo pochi uomini all'altezza della qualifica di una destra illuminata che non solo accetta ma vuole le riforme. Un uomo di destra certamente, io non credo che fosse Cavour secondo me non era un uomo di destra, del resto il suo connubio lo dimostra, la sua disinvoltura nelle alleanze politiche lo dimostra. Per esempio, certamente di destra era Ricasoli, certamente era Sella, certamente era Giolitti, l'uomo che dette il suffragio universale e che riconobbe il diritto di sciopero. Questo è un uomo di destra. Certamente un uomo di destra era De Gasperi, senza dubbio. E adesso non vorrei scandalizzare la gente, ma direi che uomo di destra, per il concetto che aveva dello Stato e del potere, anche Togliatti, e questo dimostra che si può essere uomini di destra anche a sinistra. La destra è una regola di comportamento, è una regola morale di comportamento.